Dopo la pagnotta a forma di Lario, la brioche Lucia e la torta resegone, nasce il matitino, il grissino dedicato al simbolo di Lecco, il campanile della Basilica di San Nicolò, a realizzarlo gli studenti del corso di pasticceria e panetteria ENAIP di Lecco. L'idea è creare un prodotto che diventi un po' un emblema della lecchesità, come in qualunque foto che vediamo di Lecco, il nostro matitone, il nostro campanile rimane sempre sullo sfondo a segnalare che quella è Lecco. E l'idea è proprio questa, cioè fare un prodotto semplice, lineare, che sia gradito a tutti, che non costi un'esagerazione, e che possa essere riprodotto in maniera semplice ed efficace da tutti i panettieri, da tutti i ristoratori, da tutti i pasticceri della città. Sono davvero bravi questi ragazzi e ogni giorno ne inventano qualcuna nuova, possiamo dire così. Esattamente, sì, sono molto bravi ed è anche motivo di orgoglio vedere tutta questa grande attività che i ragazzi producono tutti i giorni. Ma la cosa più importante, appunto, è che tentano sempre di collegare i loro prodotti e l'ideazione dei prodotti al territorio. Quindi questa credo che sia una cosa fondamentale perché li spinge a utilizzare fantasia e creatività che poi sono fattori determinanti anche per maturare spirito critico che gli servirà quando diventeranno presto dei cittadini responsabili in questo paese. L'auspicio è quello di realizzare una collaborazione con i panettieri lecchesi per produrre, partendo dal grissino, i prodotti tipici dei diversi rioni da presentare in occasione dei 100 anni dell'unificazione dei rioni di Lecco. Nel 1923 nasceva quel percorso unitario che ha prodotto dai rioni della nostra città l'unico comune di Lecco. L'idea dei matitini può essere moltiplicata non solo con il matitone principale, che è quello ovviamente Campanile San Nicolò, ma per ciascun matitino, per ciascun rione. Quindi, dosando gli ingredienti, mettendo dei semi, trovando le farine speciali che i maestri di panetteria, di pasticceria di ENAIP, ma soprattutto i ragazzi, possono inventare, ecco, possono inventare una specie di gadget, un ricordo, un'esperienza gustosa che chi viene a Lecco poi si può portare anche a casa.